Minardi Day è l'occasione per vedere in pista a Imola il meglio della Formula 1 del passato, ma anche di tante altre categorie. Tra queste c'è un marchio storico, quello di Alfa Romeo, che è ritornato in auge come sponsor di Sauber con un maggiore investimento, ma soprattutto con la sua anima sportiva. Grazie alla scuderia del Portello, il marchio Alfa Romeo vive e continua a vivere nel corso degli anni con esibizioni con le vetture che hanno fatto la storia della casa del Biscione. A Imola avremo l'onore e il pregio di riuscire a provare una delle vetture più vittoriose di sempre, la Dallara Formula 3 dotata del motore Alfa Romeo preparato da Nova Motor, che ha segnato veramente la storia della categoria e ha sfornato tantissimi piloti. Allora, grazie alla scuderia del Portello e per gli amici di Bob Gear e rmcmotori.com in esclusiva, vedremo come va questo test, però nel frattempo magari vi potrete un pochino di immagini qua da questa giornata. A dopo! Ebbene, oggi al Minardi Day abbiamo dei pezzi veramente unici. Cominciamo, questa qui è la Formula 1, è un Addetto Maso del 1961, quindi immaginate un pochino, ha disputato il Gran Premio d'Italia, ma vedete che c'è il logo scuderia del Portello. Perché direte un Addetto Maso ha a che fare con Alfa Romeo? Per la semplice ragione che il motore di questa macchina era quello della Giulietta 1005, perché all'epoca la Formula 1 aveva i motori 1005 e pertanto fu preparato il motore 1005 della Giulietta, che, pensate un pochino, il filo conduttore la portò dalla strada alla pista e disputò il Gran Premio d'Italia. Questo qui è uno dei pochi esemplari presenti, però rimanendo sempre nella tradizione Alfa abbiamo dei pezzi del 1985. La Formula Alfa Boxer utilizzava il motore Boxer che era montato sulle Alfa Sud, e la sua caratteristica era quello di avere un suono molto metallico, era una caratteristica del Boxer dell'epoca. Tra l'altro ce n'era anche un'altra caratteristica, quello che, avendo praticamente il motore piatto, di fatto la sera l'olio si depositava e tutte le volte che mettevi in moto veniva fuori delle sbuffate d'olio. Cosa c'è di moderno? Beh, se avete visto la Ferrari Formula 1 negli ultimi Gran Premi vedete che quel meccanismo è rimasto impresso. E poi si passa a delle macchine un pochino più moderne. Siamo con le Dallara, abbiamo già visto prima la Dallara 389 a Formula 1, questa qui è un'altra che utilizzava il motore 2 litri di cilindrata preparata dalla Nova Motor a Novara, ed era praticamente il pezzo forte per quanto riguardava i propulsori dell'epoca, perché se la giocavano con i Volkswagen Spiess, ma Alfa Romeo Nova Motor era veramente al vertice in quegli anni. E che questo era un motore stradale, perché all'epoca il regolamento prevedeva che doveva essere un motore stradale con un po' di elaborazione e con una strozzatura di 24 mm, che poi qualcuno portava 26 a 28, vabbè, non stiamo lì a sindacare, però era il giochino. Però proseguendo nel nostro giro abbiamo ancora degli altri pezzi. Abbiamo parlato di Dallara Formeo, ma prima ancora c'erano delle RALT, e qui andiamo addirittura agli inizi degli anni 80. Questa qui è la RALT da Formeo utilizzata da Alex Caffi, che Caffi tra l'altro è arrivato come pilota dalla scuderia Italia, per cui già all'epoca, come vedete, c'era il marchio del Biscione sulla proposta di Formula 3. Ma proseguendo il nostro giro qua nei box con il nostro percorso storico in questa occasione. Parlando di Alfa Romeo non si può fare a meno di parlare di Autodelta, che tra l'altro quest'anno celebra i 55 anni con un pezzo veramente prestigioso. La 33 SC campione del mondo del 1977, piloti Merzario, Brambilla e tanti altri campioni, però Merzario sapete che è uno dei testimonial di Alfa Romeo, con questa vettura ha vinto praticamente l'ultimo titolo mondiale prototipi per la casa di Arezzo. Però dei pezzi storici cosa sono? Sono quelli legati alle corse turismo, con le GT e le GTA, GTA Gran Turismo alleggerite, erano praticamente le macchine che dominavano all'epoca, non c'erano BMW, non c'erano Ford, forse magari le Ford Capri se la giocavano, però Alfa Romeo con queste vetture aveva veramente segnato non solo la produzione, perché su strada erano dei modelli di successo, ma soprattutto nel mondo delle corse erano veramente qualcosa di unico e di molto particolare. Bene, abbiamo finito la nostra carrellata, però io a questo punto direi, i pezzi ve li siete visti, li avete goduti, però io non vedo l'ora di andare in pista e riuscire a partire col nostro Dallara Alfa Romeo. A dopo.